Possiamo definirlo come lo stop più lungo per voi calciatori rispetto al normale intervallo che intercorre tra la fine e l'inizio del nuovo campionato, nonostante poi quello che è stato il lavoro quotidiano a casa. È stata dura riprendere il ritmo? Ma si può considerare sicuramente il periodo di inattività più lungo, anche perché siamo stati costretti comunque a rimanere chiusi in casa senza poter nemmeno fare una corsetta. Quindi è stato penso il periodo più lungo di inattività. Non sarà semplice ripartire in quanto non abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con altre squadre in partite amichevoli o comunque in allenamenti probanti come quelli prima di sospendere il campionato. Quindi sarà tutta un'incognita e dovremmo essere capaci di rientrare subito dentro il clima del campionato, sia mentalmente che fisicamente, in virtù del fatto che incontriamo anche una squadra che ha già giocato una partita e questo sicuramente può giocare a loro vantaggio. L'ultima gara in casa del Lecce, almeno nel secondo tempo e per il passivo finale, non è stata la migliore dei giallorossi in questo campionato. In quella partita però arrivò il tuo primo gol in giallorosso. E che gol! Sei arrivato a gennaio, quanta voglia di riscatto ha Riccardo Saponara? Qual è il tuo obiettivo? Ma il mio obiettivo è quello di dare il mio contributo a Lecce, nella corsa a salvezza. È il motivo per cui hanno riposto così tanta fiducia in me ed è quello che sto cercando di fare dal primo momento in cui sono arrivato qui. Avevo iniziato comunque con il piede giusto, in virtù anche della fiducia che mi è stata data dalla società, dall'allenatore e di conseguenza anche dai compagni. Cercherò di riprendere come ho terminato, cercando di fornire gol e assist e comunque un contributo dentro tutto l'arco della partita. Non ho un senso di rivalsa particolare, voglio solo cercare di divertirmi e aiutare il Lecce a raggiungere questo grande obiettivo chiamato salvezza. Secondo te, al netto dei recuperi che si giocheranno in questo weekend, guardando la classifica così com'è, quali squadre sono dentro nella lotta salvezza? E poi ti chiedo se questa sosta in qualche modo può aver condizionato o può condizionare il rush finale. Ma io credo che quest'anno la corsa salvezza sia un po' più tesa, nel senso che sono il numero di squadre che secondo me può giocarsela è maggiore rispetto agli altri anni, secondo me anche grazie al fatto che il Lecce sta disputando un ottimo campionato, sta dando filo da torcere a tutte le squadre che ha sopra senza mollare un punto. Quindi questo darà fastidio sicuramente a chi ci sta sopra, non solo al Genoa che ha i nostri stessi punti, ma anche alle squadre che sono distanti pochi punti, sicuramente dovranno cercare di allontanarsi il più possibile e fare più punti possibile. Ma la situazione è talmente tanto straordinaria per cui è difficile fare pronostici. Ci sono squadre che magari avevano terminato in difficoltà, possono aver trovato giovamento da questa sosta, chi invece magari aveva ritrovato energia ed enfasi, magari si può ritrovare più in difficoltà alla ripresa, quindi sono valutazioni veramente difficili in quanto non abbiamo mai vissuto una situazione simile e noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile per far sì che il destino sia nelle mani nostre. Sarà più importante, secondo te, la tenuta fisica o l'idea di gioco, la mentalità? Ma entrambe, però, vista la scarsa preparazione di cui abbiamo potuto usufruire in questo periodo, secondo me verranno fuori maggiormente i valori tecnici, i valori tattici di cui ogni squadra è caratterizzata. Quindi sarà caldo, appunto abbiamo pochi minuti sulle gambe, quindi col passare dei minuti durante le partite saranno sempre più importanti, secondo me, i valori tecnico-tattici. Al Via del Mare, lunedì arriva il Milan. Tu sei uno dei tanti ex che giocano nel Lecce e che hanno vestito la maglia rossonera. Come sarà giocare contro la tua ex squadra? Per te che comunque contro il Milan da avversario hai già segnato diverse volte? È sempre emozionante perché il Milan si porta dietro un blasone incredibile, nonostante oggi magari non
non riesco a ottenere gli stessi risultati di un tempo. Il Milan rimane uno dei top club mondiali ed è sempre un grandissimo stimolo affrontarlo e rivedere comunque anche delle persone con cui ho lavorato in passato e che fa sempre piacere rivedere. Che ricordi hai dell'esperienza al Milan? Beh, sicuramente il Milan è di un'altra dimensione. Quando arrivi a Milano ti accorgi di quanto grande sia il mondo Milan, quanto sia la pressione che caratterizza la società Milan e di quanto forti siano i tuoi compagni. Quindi ho potuto imparare tantissimo da quell'esperienza ed è stata sicuramente molto formativa per il resto della mia carriera. Hai ancora degli amici nello spogliatoio rossonero? Sì, ci sono dei ragazzi che conosco, tanti ormai li affronto ogni anno, quindi nonostante non abbia giocato con loro, ormai li conosco, tanti ragazzi dello staff con cui scambio sempre quattro chiacchiere ogni volta che li rincontro, quindi è sempre un piacere comunque affrontare il Milan. All'epoca non eri ancora del Lecce. Hai avuto modo di vedere la partita dell'andata a San Siro? Che sensazioni ti ha dato? Beh, sì, è stata una partita in cui ho visto un Lecce un po' in difficoltà nel primo tempo, grazie anche alla verve che il cambio di allenatore del Milan aveva portato, però poi Lecce ha dimostrato la sua grande personalità, la sua grande identità di gioco che la caratterizza in ogni partita, che giochi in casa, che giochi fuori, che giochi con una squadra di medio-bassa classifica o che giochi con una squadra di prima fascia. Quindi non mi ha sorpreso l'atteggiamento del Lecce perché è lo stesso che poi ho conosciuto quando sono arrivato qua ed è quello che sicuramente ha permesso al Lecce di fare così tanti punti finora anche con squadre sicuramente con un tasso tecnico superiore. Come ti è sembrato il Milan visto in Coppa? Il fatto che la squadra di Pioli abbia già giocato può essere per loro un vantaggio? Secondo me può esserlo perché in quanto non abbiamo avuto l'opportunità di fare amichevoli, sicuramente aver messo minuti nelle gambe può essere un piccolo vantaggio per loro, sia fisicamente che anche mentalmente, perché l'impatto con una partita ufficiale dopo così tanto tempo può essere sicuramente difficoltoso, e noi affrontiamo una squadra che da questo punto di vista sarà più pronta di noi. In Coppa, parliamo della semifinale, parliamo di quella partita nello specifico. Bravo il Milan a tenere duro fino al 90esimo con uno in meno, o la Juventus non era ancora al top della condizione in quella gara? Ma direi bravo il Milan perché le condizioni fisiche erano le stesse per tutte e due le squadre. Il Milan ha giocato praticamente tutta la partita in 10, quindi se ci fosse stata una squadra in difficoltà, sicuramente sarebbe stata il Milan. Invece hanno tenuto forte tutta la partita e questo dimostra che comunque sono già a un buon livello fisico. Questo è sicuramente da tenere a mente per noi, sarà una gara molto difficile. Ti è mai capitato nella tua carriera di giocare in uno stadio vuoto, senza pubblico, a porte chiuse? Solo in amichevole, devo dire che è una situazione brutta perché non è il calcio a cui siamo abituati. Sarà difficile giocare senza il nostro pubblico perché ci ha sempre dato una spinta alla quale siamo quasi dipendenti, quindi dovremmo da subito mentalmente stare dentro la partita e cercare di isolarci dal contesto esterno, e focalizzarci solo sul nostro obiettivo, che sono i 3 punti.